Ciao ragazzi, benvenuti al Fake Show. Oggi abbiamo in esclusiva per voi il l'ex vicepresidente Tony Di Piazza. Lo abbiamo in diretta telefonica che ci racconterà tutto quello che è successo ieri, i motivi delle sue dimissioni e cosa davvero è successo, qual è stato il motivo della rottura. E siamo veramente emozionati di avere in diretta telefonica il vicepresidente, ex vicepresidente Tony Di Piazza. È presente il vicepresidente Tony, mi sente? Best wishes for continued success of Christopher Magazine. No, vicepresidente, in italiano possibilmente, come sta? Come sta? Stiamo bene, seguiamo gli ordini delle autorità, siamo tutti agli arresti domiciliari. No, io parlo di Palermo, parlavo del Palermo. Speriamo magari non sarà niente di serio. Sì, non sarà niente di serio. Comunque, tornando al Palermo, ma posso darle il tu, vicepresidente, dottor, come devo chiamare? Pertanto qua in America ci diamo tutti del tu, non è nessun problema. Perfetto, come stai vivendo questa situazione, Tony? Perché immagino che tu sia un po' scosso, come la stai vivendo? Non è tanto diverso, la vivo come voi la Ma vivo. hai letto la reazione dei tifosi? Hai visto un po' la reazione? Guarda, purtroppo, francamente devo dire che la risposta di Palermo è stata pessima. Questo è uno sfogo se lo volete Ma perché cosa prendere. si aspettava dalla piazza? Se dovrei No, scommettere. se dovessi. Sì. No, sì, italiano è importante. Comunque, sì. Posso assicurare i tifosi che ritorno, Ah. sai, e non sono l'unico, dopo un po', non si vede l'ora di ritornare. Bene, bene, quindi ritorna, ottimo. Ma cosa è successo? Cioè, credo che meglio che si aspetti, si lasciano le cose calmare e poi si programma quando una volta le decisioni sono state fatte da parte di Ok, tutti. ma se potessi spiegarci meglio cosa è successo. Noi, naturalmente io e Dario, insieme anche a Sagramola che Castagnini che danno ragione sia a Castagnini, a Pergolizzi, a Sagramola e a tutta la società. Non potrebbe spiegarcelo meglio? È meglio di così, dai. Vabbè. Sì, ma cos'è che vi ha fatto litigare poi alla fine? Che quei 10-20 euro non le cambierebbe la vita, però diciamo dare quei 10-20 euro a un gruppo che sta lì per tutte le notti andare fuori, aiutare i bisognosi, per quelli farebbe una grande differenza. Certo, era molto importante per voi, certo. Era un punto cardinale di queste, se ci ha lavorato e se ci continua a lavorare. Purtroppo si ci è messo anche di mezzo il coronavirus, Beh, però. certo, col coronavirus non poteva uscire, ma quindi il motivo è economico alla fine, solo economico, non c'è. Fatto per, non per ragioni economiche sicuramente, quasi mai mi perdo di mangiare nel cannolo del piano degli albanesi, che per me è fondamentale. Capito, non li fanno buoni mica solo a piano gli albanesi. Trovarlo dentro Palermo non è facile. Ma Questa è una cosa che cercheremo di cambiare se, adesso. rispetto al nostro cosa di diverso, mi scusi. Perché È tutta un'altra il cosa. nostro com'è? Non è così male. Ah, beh, allora, concordo che sono buoni entrambi, insomma, non direi di farne una questione di cannoli, insomma, no? Sicuramente Ma concordo. quindi possiamo stare tranquilli, dottor Di Piazza? Credo ne verranno altre belle, ne verranno Ma ci sicuramente. dica qualcosa di sta qualcosa. Non voglio dare altri dettagli. Fra poco credo che riusciremo a finalizzare tutto e poi lo annunceremo formalmente. Però adesso siamo qui a ricominciare tutti insieme. A breve ci saranno, diciamo, degli annunci perché ci teniamo le mie imprese Alle sue imprese, ma lei come tornerebbe? Come vicepresidente oppure. in part time. Ah, in part-time. Comunque l'importante è che è andato bene, Non si sa come va a finire, perché secondo me il peggio è ancora da venire. no? Va bene, dottor Di Piazza, io la vedo un po' confusa, quindi direi di salutarci qui. L'importante è tornare a vivere il calcio come un divertimento, no? E basta, pensare solo a Lo quello. sport dovrebbe essere oltretutto quello, un Ok, divertimento. grazie, dottor Di Piazza, la saluto, arrivederci, sarò un piacere.